Ciao, bentornati. Dopo aver studiato la storia dei Sumeri, oggi conosceremo un altro popolo che ha vissuto in Mesopotamia, i Babilonesi. E allora mettetevi comodi e partiamo per questo nostro nuovo viaggio. Attorno al 2000 avanti Cristo, il territorio di Sumer fu invaso da un popolo nomade proveniente da est. Lentamente tutte le città sumere, che erano già indebolite da anni di lotte, furono sottomesse e persero la loro indipendenza. Con il tempo, gli invasori abbandonarono la vita nomade e si stabilirono definitivamente in quelle terre, mescolandosi con gli abitanti della regione. Ebbe così origine la civiltà dei Babilonesi, così chiamati dal nome della loro capitale, Babilonia. Nel 1792 avanti Cristo, il re Hammurabi riunì tutti i territori conquistati in un impero. Le città babilonesi furono abbattute da popoli nemici e ricostruite più volte, fino a quando nel 550 avanti Cristo, i persiani distrussero definitivamente l'impero babilonese. In questo lungo periodo, la civiltà babilonese visse due epoche di grande splendore, la prima durante il regno di Hammurabi, 1792-1750 avanti Cristo, la seconda al tempo del re Nabucodonosor II, 605-562 avanti Cristo. I babilonesi impararono dai Sumeri a controllare le acque dei fiumi, costruirono canali, grazie ai quali irrigarono campi e pascoli. Furono abili artigiani, esperti soprattutto nella lavorazione dell'oro, nella produzione di manufatti in ceramica e nella costruzione di attrezzi da lavoro. I babilonesi svilupparono i commerci fra le varie città della Mesopotamia. Attraverso i fiumi raggiungevano il mare aperto e navigavano per scambiare le merci con altri popoli. Per primi utilizzarono una specie di moneta. Effettuavano infatti gli scambi delle merci, oltre che con il baratto, anche con oro e argento. A capo della società babilonese c'era il re. Egli possedeva tutte le terre ed era anche il più importante dei sacerdoti. Al di sotto del re c'erano gli uomini liberi, che godevano di molti privilegi, erano proprietari terrieri, sacerdoti, scribi, funzionari dell'esercito e commercianti. Alle dipendenze degli uomini liberi c'erano gli artigiani e i contadini, che erano semiliberi. Poi vi erano gli schiavi, che non avevano diritti. Erano prigionieri di guerra che avevano perso la libertà. Osservando il cielo dall'alto della Zikkurat, i sacerdoti fecero le prime scoperte astronomiche. Impararono a distinguere le stelle dai pianeti, studiarono le costellazioni, approfondirono gli studi delle eclissi. Osservando le fasi della luna, crescente, piena, calante e nuova, i babilonesi adottarono un calendario lunare. Il mese iniziava con la comparsa del primo quarto di luna. Le quattro fasi della luna, che durano circa 7 giorni ciascuna, ispirarono l'idea di dividere il tempo in settimane. La somma di 4 settimane costituiva il mese. I 12 mesi formavano un anno. I babilonesi furono dei grandi matematici. Effettuavano calcoli complessi, erano in grado di misurare gli angoli e sapevano calcolare aree e volumi. La religione dei babilonesi era politeista, ed ogni città aveva una divinità preferita, da cui si sentiva protetta. Hammurabi però capì che il suo impero sarebbe stato più unito e solido, se tutti avessero avuto una stessa divinità da adorare. Scelse il dio Marduk, creatore dell'universo e dell'umanità, come il dio più importante che tutti avrebbero dovuto adorare. Oltre a Marduk, i babilonesi veneravano Ishtar, dea dell'amore e della fertilità, a cui, come vedremo più avanti, re Nabucodonosor II dedicò una delle porte di accesso alla città di Babilonia. Hammurabi fu il primo re della storia, che fece scrivere delle leggi per regolare i vari aspetti della vita dei suoi sudditi, come i commerci, il matrimonio, i lavori agricoli, la vendita degli schiavi, i delitti. Fino a quel momento, infatti, le leggi venivano tramandate oralmente, cioè a voce, creando confusione e continui litigi su come applicarle. Questa raccolta di leggi, definita dagli storici codici di Hammurabi, fu incisa in scrittura cuneiforme su una grande lastra di pietra detta stele ed esposta a Babilonia affinché tutti la potessero vedere. Altre stele furono poi incise e collocate in tutte le città dell'impero. Il codice di Hammurabi raccoglieva 282 leggi.
Le pene erano basate su una regola molto semplice. Il colpevole doveva ricevere una punizione pari al reato commesso. Ad esempio, se un uomo cava un occhio a un altro uomo, allora gli si dovrà cavare un occhio. Questo valeva però solo se la vittima e il colpevole facevano parte del gruppo sociale degli uomini liberi. Nel caso di un torto subito da uno schiavo, le pene per il colpevole erano molto più lievi. Ed ora ascoltiamo alcune delle leggi del codice di Hammurabi, per capire meglio come era costruito. Se qualcuno ruba qualcosa che appartiene al tempio, dovrà rendere 30 volte il suo valore. Se appartiene a un uomo di classe inferiore, dovrà dare 10 volte tanto. Se il ladro non ha nulla con cui pagare, sarà ucciso. Se qualcuno non tiene in ordine la propria diga e questa si rompe allagando i campi, dovrà risarcire il valore del frumento perso. Se un figlio picchia il padre, gli si taglieranno le mani. Se qualcuno cava un occhio al figlio di un ricco, gli si caverà un occhio. Se qualcuno cava l'occhio a un povero, pagherà una multa in denaro. Se un architetto costruisce male una casa che poi, crollando, uccide il proprietario, dovrà essere ucciso. Se un medico ha operato un cittadino libero e gli ha salvato la vita, riceverà 10 monete d'argento. Se invece morirà, gli si taglieranno le mani. Se si tratta di uno schiavo, dovrà fornirne un altro in cambio. Babilonia sorgeva sulle rive del fiume Eufrate, nel territorio che oggi è occupato dall'Iraq. Il suo nome significa la porta di Dio. Questa città arrivò ad avere ben 370.000 abitanti. Divenne famosa anche per la sua bellezza, grazie a palazzi, case e giardini pensili, questi ultimi considerati una delle sette meraviglie del mondo antico. Era protetta da una doppia cinta muraria, una interna, lunga 8 chilometri, per proteggere il quartiere dove si svolgevano le attività politiche e religiose. Una esterna, lunga 18 chilometri, per delimitare i terreni agricoli, e quartieri residenziali periferici, oltre a ospitare la popolazione in caso di assedio. Divisa in 4 quartieri e 24 strade principali, la città aveva 8 grandi porte, ognuna di esse dedicata a una divinità. La più bella e famosa è la Porta di Ishtar, dea dell'amore e della guerra. Era composta da mattoni smaltati color blu, con figure in rilievo di animali sacri, tori, leoni e draghi, aventi la funzione simbolica di proteggere la città. Oggi è visibile al Pergamon Museum di Berlino, dove è stata ricostruita utilizzando i materiali recuperati dagli scavi. Ed ora guardiamo con attenzione come era Babilonia al tempo di re Nabucodonosor II, e riconosciamo alcuni luoghi. A Marduk, dio protettore della città, era dedicata la Ziggurat, alta 90 metri. Il palazzo reale era abbellito dai giardini pensili, che erano terrazze dove crescevano bellissime piante. La città era circondata da una cerchia di mura su cui si aprivano 8 porte. La porta di Ishtar, costruita in mattoni cotti, era rivestita di piastrelle di ceramica azzurre. Ed anche per oggi, bambini, abbiamo finito! Ci vediamo la prossima volta per vivere una nuova avventura alla scoperta del popolo degli Ittiti.